E quindi negli uomini ha fiducia? Per niente. Zero. Basta, l'ho persa. Un'altra ragazza è stata preferita a me e quindi ovviamente un po' di autostima mi è crollata. Ma lei è una bellissima ragazza. Ma... secondo me l'autostima perché ha paura... è sotto zero da me, quindi... Sì, fa male. È un anno e mezzo che non ho relazioni con un ragazzo, neanche un bacio. Spero che trovi un uomo... l'uomo giusto. ...che le dia fiducia. Buona serata. Grazie. Allora, l'aiuto un attimo, mi dà il cappotto. Sì. All'inizio sono un po' timido, ma poi mi sento a mio agio subito. Questa la consegna lei o la teniamo per l'uscita? La consegno voi. Allora, benissimo. Mi attendo un secondo. Certo. Sono single perché è andata male una storia di 7 anni. Mi sono lasciato da, diciamo, 2 anni. C'è qualcuno che l'aspetta? Mi segue. Grazie. Dopo che sono stato tradito, ho perso la fiducia nelle donne, drasticamente. Ciao. Ciao. Questo è per te. Grazie. Francesco, piacere. Grazie, piacere. Tutto bene? Sì, tu? Benissimo, grazie. Agitata? Ah, è normale. Anche. Tu? No. Quello che piace fare a me è mettere subito a suo agio la persona che ho di fronte con il mio sorriso. Di dove sei? Di Milano, e tu? Lecco. Ah, Lecco. Buonasera. Tarde. Buonasera. Posso offrire qualcosa da bere? Sì, grazie. Qualissimo spritz. Grazie. Ah, sono d'accordo. Cos'hai preso? Spritz. No. Facciamo di colori diversi oggi, eh? Che a proposito, di squadra tifo. Io sono un grande tifoso dell'Inter. Vorrei trovare una ragazza che non mi facesse pesare almeno il discorso di guardare la partita. Non ho una squadra proprio, però se devo simpatizzare per qualcuno per l'Inter. Oh, anche perfetto, tu? Perfetto. Va bene. Dopo, Cioè, non puoi dirmi no, non mi hai lasciata da sola perché sei andata a vedere l'Inter. No, non ci sta. Ma come mai single? Come mai single? Allora, io sono stata fidanzata tanto. Sono stata fidanzata 5 anni e mezzo. Ah. Con un ragazzo, sì. E però poi è andata male e quindi dopo di lui basta, non ho tenuto nessuno. Nonostante le mie praticamente disgrazie precedenti, che dovrei vedere l'amore come il buco nero, invece no, io sogno ancora l'abito bianco. Eccomi. Eccoci. Tutto bene? Sì, bene. Mi accompagni al tavolo. Grazie. Seguite. Okay, grazie. Grazie. L'aperitivo ve lo farò trovare lì. Grazie mille. Allora, il menù mi ha spaventato un po'. Quando mi sono lasciata ho avuto un periodo dove praticamente dicevo pure di avere lo stomaco un po' chiuso. Penso di prendere un tonno scottato. Ah. Oh. Dici che sarà possibile farmelo senza salsa? Credo sì. Sì. Non è stato facile perché praticamente diciamo che la cosa mi è un po' sfuggita di mano. Sono arrivata a dare tante preoccupazioni ai miei genitori. Non ho passato un bellissimo periodo successivamente alla fine della mia relazione. Ho avuto un po' di disturbi con l'alimentazione. Per me mettermi davanti un piatto di pasta, mettermi davanti una pizza diventava praticamente darmi una coltellata, era lo stesso. E non sono stata bene psicologicamente perché magari il fatto solo di essere stata preferita a un'altra ragazza comunque un po' di autostima la perdi. Capisci che forse non ne vale la pena lasciarsi andare e è più importante la salute, concentrarsi su se stesse, quindi riprendere in mano a poco alla volta. Tu hai bisogno di un bel programma personalizzato per... Oh, mi affido metterti. A te, io mi... Devi cercare di trovare quella scintilla per riprenderti in mano le tue cose. Io sono convinto che dopo una tempesta splende sempre il sole. Una donna mi piace caratterialmente che non sia pesante, che gli piace ridere, scherzare. Dimmi un po' anche di te, che carattere hai, pregi, difetti. Sono una rompiballe, sono pesante. Veramente? Ah, difetti ne ho, che come sei? Tutti. Sono acquario, sono nata il 30 gennaio. Io sono nato il 29 giugno e sono cancro. Sia molto semplice, dolce e
Una ragazza normale, senza grilli per la testa. Io sono una persona trasparente e se una cosa non va bene, magari te la dico una volta, due volte, ma la quarta io non ce la faccio più. Cioè, quindi preferisco stare da solo, ma bene con me stesso, capito? Non è facile a un primo appuntamento parlare delle proprie fragilità e dei propri problemi, specialmente quando riguardano l'alimentazione. E se si è a tavola con uno sconosciuto. Alessia però ha deciso di confidarsi con Francesco. Forse si sente già al sicuro con lui? Bene, no?